Con il suo nuovo libro, Il Nuovo Ordine Templare, come potete vedere da questa bellissima copertina, edito da Bastolgi Libri. Parleremo di quello che è il contenuto del libro, una storia e una narrazione molto particolare e intrigante, ed è appunto Edgardo Marziani che ha fatto questo libro ed è uno scrittore lombardo. La sua attività principale è la libera professione in campo medico, ma il suo tempo libero lo dedica anche alla sua passione per la ricerca nel settore storico, esoterico e filosofico. Questo lo ha portato nel tempo a contatto con l'ordine dei Templari del Principato di Monaco, del quale poi è diventato membro attivo con la carica di siniscalco. A questo punto chiedo al nostro ospite Edgardo Marziani, buongiorno e benvenuto nel nostro salotto letterario, di così illustrarci e descriversi, presentarsi anche un po' nel modo che lui ritiene più attrattivo, focalizzando su ciò che lui così ritiene di volerci presentare di se stesso, e un'introduzione sulla sua pubblicazione, il suo libro Il Nuovo Ordine Templare. Grazie Edgardo. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, Angela è sempre molto cortese. Allora, cosa dire? Bene, la presentazione è già stata fatta, diciamo che l'unica cosa che posso aggiungere è che questa è una passione che mi coinvolge fin da giovane età, giovanissima età, quello dello scrivere, più che altro saggistica, ecco, non romanzi, e che ho potuto, diciamo così, sviluppare, se così possiamo dire, solo in questi ultimi anni, probabilmente per una raggiunta maturità, diciamo così. Ecco, perché un libro sui Templari? Allora, ne ho scritto più di uno, questo è l'ultimo, quello proprio uscito adesso, e perché io faccio parte dell'Ordine dei Cavalieri Templari del Principato di Monaco, con il grado, se così possiamo dire, di siniscalco, che vorrebbe dire praticamente il vicepriore, che sarebbe il comandante in capo. Ricordo a tutti che la terminologia che userò è quella in parte anche un po' militaresca, perché questo è un antico ordine cavalleresco di monaci guerrieri, quindi erano diciamo dei monaci che però dediti alle armi, quindi una figura un po' particolare se non unica. Ecco, il grado di siniscalco quindi è il vicepriore, cioè il vicecomandante, quindi quello che si occupa poi di coordinare tutto l'assetto e l'organizzazione di quella che è il priorato, e che è fatto e è formato da varie comanderie. È un'organizzazione piramidale come tutte le varie organizzazioni. Diciamo che ecco, l'entrata in quest'ordine, mi dilungo un pochino per spiegare un attimino, è venuto più che altro, è avvenuta per un incontro casuale con una persona con cui si condividevano delle comuni letture su tutt'altro argomento. Infatti queste letture erano sugli angeli, quindi cosa che potrebbe sembrare molto strana, ma che poi successivamente si è rivelato essere, diciamo, coerente al discorso, perché con queste letture progressivamente mi sono focalizzato su una figura particolare, che è quella dell'Arcangelo Michele, che poi ho scoperto successivamente con un altro incontro casuale con un cavaliere templare, che successivamente appunto che l'Arcangelo Michele è il protettore dei cavalieri templari, e da lì la mia curiosità è aumentata, i miei studi sono aumentati per approfondire l'argomento, e di fatto poi mi hanno coinvolto appunto tale da entrare proprio nell'ordine.
E dall'anno scorso, oltre a rivestire la carica di Siniscalco al Principato di Monaco come Cavaliere Templare di Monaco, mi è stato affidato l'incarico di Gran Priore d'Italia, quindi diciamo che ho una doppia valenza. Basta, io direi che questa è in maniera molto succinta la mia storia nell'ordine. Posso solo aggiungere che ho sentito l'esigenza, proprio frequentando l'ordine, di dover trasmettere alle generazioni future quelle che secondo me sono i principi validi, i principi immutabili di questo ordine cavalleresco, che è stato praticamente poi strutturato comunque in una regola vera e propria. Si ricorderà la regola di San Bernardo di Chiaravalle, che è un perfezionamento di quello che era l'antica regola di cavalleria antica. E quindi questo mi ha spinto a scrivere più libri, di cui questo è l'ultimo. Ti ringrazio Edgardo, e oggi proprio in presenza di questo autore per noi nuovo abbiamo anche una piccola sorpresa per i nostri amici di Salotto Letterario, che è la presenza dell'editore Alberto Tenconi, appassionato anche lui su questo argomento, che vuole così dare un suo contributo a questa intervista. Buongiorno Alberto, benvenuto con noi, e prego. Così, dici un po' qual è la tua impressione. Grazie Antonella. Sì, io credo che sia bello a questo punto magari fare un excursus per ricordare ai nostri lettori, ai nostri ascoltatori, chi erano i Templari, perché si parla tanto dei Templari, ma a volte con attinenza storica, a volte si sfocia nella leggenda, nel mito, nella fantapolitica, a volte anche, senza voler citare Dan Brown, che fosse stata l'apoteosi della fantapolitica applicata ai Templari. Ma chi erano i Templari? I Templari erano un ordine monastico cavalleresco. L'ordine Templare nasce tra il 1104 e il 1105, al termine della prima crociata, su iniziativa di Hugues de Payn. Hugues de Payn era francese, un cavaliere francese che, recandosi in pellegrinaggio nelle Terre Sante, si era reso conto di determinate problematiche legate alla sicurezza dei pellegrini e non solo, anche legate alla difficoltà di tenere il controllo delle vie di comunicazione, e quindi decide di creare questo ordine. Questo ordine in origine un ordine monastico, poi diventerà un ordine monastico cavalleresco. Diciamo che l'ufficializzazione dell'ordine si ha con quando Baldovino II, re di Gerusalemme, del regno di Gerusalemme, chiede a Bernardo di Chiaravalle di creare quello che sarà poi la regola dell'ordine da presentare al Concilio di Troyes, e in questo ambito San Bernardo compone quella che verrà poi chiamata il De Laude, in cui di fatto traccia la regola che dovranno seguire i cavalieri del Tempio. Il passo diciamo più complesso di questa regola e di questa presentazione al Concilio è insita nel far accettare alla Chiesa questa ambivalenza dell'ordine templare di monaci e al tempo stesso di combattenti, perché all'epoca l'indirizzo dei prelati della Chiesa Cattolica era quella di stretta applicazione, diciamo così, dei dettami dei Vangeli, che poco sconciliavano con il discorso del monaco guerriero. San Bernardo di Chiaravalle, ispirandosi a figure illustri della storia della Chiesa, principalmente agli scritti di Sant'Agostino, in cui Sant'Agostino praticamente dava questa ambivalenza alla figura del religioso, cioè sia quella di uomo di preghiera, ma anche quella, l'obbligo, diciamo così, il dovere di difendere in armi i deboli,
Per cui, ispirandosi a Sant'Agostino, che era senza dubbio una voce autorevole a cui difficilmente i padri conciliari avrebbero potuto opporsi, ma anche alla luce dei molti esempi di guerrieri poi convertitesi al cristianesimo, da San Martino a tanti altri, lui spiega questa regola che verrà accettata e così nascerà di fatto l'ordine dei Templari. In origine, questo nell'idea di Hugues de Payn, l'ordine avrebbe dovuto chiamarsi l'ordine dei poveri amici di Cristo, ma datosi che avevano trovato sede nel luogo in cui anticamente si trovava il Tempio di Salomone, già San Bernardo nel De Laude di fatto comincia a definirli Cavalieri del Tempio, da qui la denominazione dei Templari. E così inizia la storia dei Templari. Storia dei Templari che nell'arco di due secoli si svilupperà, i Templari fonderanno numerose comanderie in giro per l'Europa e per il Medio Oriente, si svilupperanno non solo come cavalieri guerrieri ma anche come guerbanchieri, come cambia di valute, in quanto forniranno questo servizio ai pellegrini per in qualche maniera alleggerirli dell'onere di viaggiare con tanti soldi addosso, lo puoi fare anche adesso di fatto, sono stati in qualche modo i creatori degli assegni e delle carte di credito, per certi versi ovviamente tra virgolette. E si arriverà col tempo, i Templari si faranno a maneggiare veramente degli ingenti patrimoni e questo maneggiare ingenti patrimoni sarà un po' quello che li porterà di fatto poi alla distruzione dell'ordine, perché arriviamo nel 1307, Filippo il Bello, re di Francia, si ingolosisce, mette gli occhi sul patrimonio dei Templari, per cui per quella che di fatto è una brama probabilmente economica, anche che Filippo il Bello in quel momento aveva bisogno di soldi per finanziare le sue guerre, le sue operazioni politico-militari, cosa fa? Decide di mettere le mani sul tesoro, su quel detto tesoro Templari, e instaura questo processo accusandoli di eresia, accusandoli delle peggio azioni, delle peggio cose, e di fatto comincia a incarcerare i membri dell'ordine, a estorcere confessioni con la tortura, e si arriverà al 1314 quando con l'esecuzione sul luogo a Ile de la Cité dell'ultimo Gran Maestro dei Templari, di fatto si arriva alla distruzione dell'ordine. A questo proposito è interessante far notare come in anni recentissimi si è arrivati alla definitiva riabilitazione dell'ordine templare, perché per tanti secoli si era creduto che comunque vada i templari fossero effettivamente colpevoli di ciò di cui erano accusati, perché si era creduto che il Papa Clemente V in qualche modo avallasse e sotto sotto fosse convinto che i templari erano colpevoli, quindi avallasse quelli che erano i processi intentati da Filippo il Bello. In realtà appunto in anni recenti, grazie a una scoperta fatta dalla nostra bravissima ricercatrice italiana Barbara Frale, che è una storica e tra l'altro uno dei pochi storici accreditati come conservatore presso l'archivio segreto del Vaticano, appunto spulciando negli archivi segreti del Vaticano ha trovato questo documento, la cosiddetta pergamena di Chaline, in cui si dimostra che in realtà i templari avevano confessato le colpe non gravi, questi vedeva comunque quelle poche colpe che avevano al Papa, il Papa Clemente V li aveva perdonati, tant'è che appunto questo processo, chiamiamolo così, soprattutto a Chaline, di fatto non era uno dei tanti, per sempre si è pensato che fosse uno dei tanti processi che in Europa sono svolti nei confronti dei Templari. In realtà poi si è scoperto da questa pergamena che
a presiedere questo processo il Papa aveva inviato addirittura suo nipote, che è un cardinale della Curia Romana, per cui da lì hanno cominciato oggi i primi sospetti, perché un prelato di tale importanza non si muove per andare in Francia per un normale processo diocesano nei confronti di un gruppetto di cavalieri ordinari. E da lì si è poi scoperto che in realtà in questo processo l'ho riabilitato e perdonato quello che di fatto era la dirigenza dell'ordine, da Jacques de Molay, appunto, che era l'ultimo gran maestro, ai suoi collaboratori. E tant'è che il Papa li aveva riabilitati, avevano riavuto l'accesso ai sacramenti e tutto quanto. Ecco, per cui c'è stata anche questa riabilitazione dell'ordine. Bene, Alberto, ti ringrazio per questa spiegazione molto così dettagliata, ma anche necessaria per tutti i nostri amici che non erano, diciamo, addentro nell'argomento dell'Ordine dei Templari, ma che come spiegazione ci riporta sicuramente al libro di Edgardo Marziani, Il nuovo Ordine Templare, perché con la riabilitazione di questo ordine il libro poi parla anche di una visione che poi Edgardo ci spiegherà, e passiamo proprio così ad entrare nel merito di quello che è il testo del libro. E chiedo ad Edgardo: le crociate sono considerate da moltissime persone come invasioni dell'Occidente finalizzate a instaurare la fede cristiana a discapito di quella islamica. Ma Edgardo, davvero, è poi veramente così? Ma allora, questo è quello che viene e ci è stato insegnato fin da piccoli a scuola, diciamo, quindi le crociate come invasione e, diciamo, pretesa dell'Occidente di imporre la propria religione. In realtà le cose non stanno proprio così, perché le crociate furono un movimento, diciamo, che per la prima volta oltretutto riunì imperi e regni divisi, quindi fu proprio un discorso di il primo, se tra virgolette, europeismo, perché si trattò semplicemente di attuare un sistema difensivo militare nei confronti delle invasioni islamiche in Europa, quindi il contrario, perché, come ho potuto illustrare nel mio libro con delle cartine geografiche che riprendono quelle dell'epoca, l'Islam praticamente premeva veramente alle porte dell'Europa. Gran parte della Spagna era invasa, appunto, era già invasa dai musulmani, e a est praticamente anche lì premevano. Quindi le crociate non furono altro che l'attuazione di un piano strategico per far sì che i musulmani si sentissero in pratica accerchiati e quindi praticamente allentassero progressivamente la pressione. Questo fu una cosa intuitivamente militare molto molto, diciamo così, vera, tant'è vero che coagulandosi con poi la conquista vera e propria di Gerusalemme, in effetti poi i musulmani progressivamente, sentendosi accerchiati, ridussero progressivamente la pressione sull'Europa, oltre che poi ovviamente da parte attiva dall'Europa stessa partirono le controffensive in Spagna, la cosiddetta Reconquista Spagnola, piuttosto che a est, e quindi questo favorì lo sgravio ovviamente dell'invasione musulmana. Quindi in realtà è il contrario, cioè le crociate non furono una imposizione del cristianesimo sul mondo musulmano. Poi sicuramente ci fu una forte componente religiosa dovuta al fatto che bisognava pure arruolare grandi masse di persone ovviamente ignoranti, erano contadini, era gente semplice, e quindi ovviamente in qualche modo bisognava motivarle, e quella motivazione sicuramente più efficace fu ritrovata nell'impeto religioso, ecco, che quindi permise di arruolare ben 7-8 crociate, anzi 9 a dire la verità. Poi il termine crociato è un termine comunque che è stato usato tardivamente, un termine addirittura nel Settecento, che praticamente deriva da due termini, croisade, che è medio francese, e cruzada, che è il termine spagnolo, e fa riferimento al XVI secolo. Entrambi
derivano però dalla parola latina cruciata, che è il participio passato di cruciare, cioè segnarsi con la croce, fare il segno della croce, e la radice del tutto è crux, quindi croce, e questo sta a indicare anche proprio quella che era quella divisa, no, dei crociati, cioè la croce che era praticamente disegnata sulla clamide e sul mantello, croce diversa da quella dei Cavalieri Templari, perché quella dei Cavalieri Templari è la croce a otto punte, quindi è un po' un significato simbolico comunque diverso. Comunque, ecco, questo tanto per dire, per identificare un attimino e fare una chiarezza anche da un punto di vista terminologico. Ecco, il termine crociata, adesso mi dilungo un pochettino per spiegare, ha poi varie interpretazioni. Infatti abbiamo praticamente i tradizionalisti che sono quelli che considerano la crociata come in qualcosa che si è sviluppato in un momento storico ben preciso e in un territorio ben preciso, e fa riferimento solo a quelle 7-8 crociate avvenute in Terra Santa. Questo sono i tradizionalisti. Poi ci sono i generalisti, cioè quelli che utilizzano il termine crociata per identificare tutto quanto la Chiesa Cattolica ha attuato da un punto di vista militare per sopprimere il pensiero anticattolico. Quindi qui si abbracciano anche quelle crociate, appunto, fatte all'interno del mondo cristiano, all'interno della stessa Europa, quindi quella contro i Catari, contro gli Albigesi, le crociate del Nord, eccetera. Poi ci sono invece pluralisti, se così possiamo definirli, che sono quelli che invece utilizzano il termine crociata per al di fuori di un discorso geografico, ed è il termine che usiamo comunque correntemente anche oggi, cioè quelli che considerano la crociata tutto ciò che si oppone al cattolicesimo, quindi indipendentemente dalla regione geografica, è più concettuale come definizione. E poi ci sono invece quelli che utilizzano i poveri, no? Quelli che possiamo definire, che utilizzano la crociata per indicare solo quell'unica, chiamata appunto la crociata dei pezzenti, che era quella in pratica generatasi solo ed esclusivamente per un impeto e un fermento, diciamo, popolare di tipo religioso, di stampo religioso. Unica crociata che poi finì prima ancora di cominciare, perché non ci arrivarono neanche in Terra Santa. Ecco, questo per spiegare un attimino e inquadrare un po' la terminologia. Ecco, però io con il mio libro sono partito da questa considerazione storica, accademica se vogliamo, perché io poi parlo dei templari, non parlo delle crociate, però appunto in seno alla crociata, dopo che Gerusalemme era già stata conquistata, si è poi generato appunto l'ordine dei Cavalieri Templari, ufficializzato dopo circa 18-20 anni addirittura dalla conquista di Gerusalemme. Quindi, e questo è importante dirlo per non confondere le cose: i templari non sono crociati, i crociati non sono i templari, sono due cose distinte anche se coesistenti all'epoca, quindi questo è molto importante. Non so se sono stato sufficientemente chiaro nell'esposizione del concetto, ecco. Sicuramente sei stato precisissimo, esaustivo, e anzi ti ringrazio perché in effetti hai dato una chiave di lettura storica su un argomento che, come abbiamo visto, in tantissime persone viene visto, vissuto e anche perché viene insegnato in un determinato modo, mentre invece nel libro di Edgardo abbiamo una chiave di lettura diversa che ci permette di ragionare e di riflettere anche su degli aspetti che potrebbero passare così inosservati e non valutati. Volevo sapere una cosa, Edgardo. Nel tuo libro fai accenno ad un articolo molto interessante dello storico Paul Crawford, che ribalta il concetto delle crociate quali attacchi immotivati al mondo islamico. Puoi dare una tua chiave di lettura su questo articolo di Crawford? Sì, in parte, infatti quello che ho appunto appena esposto, ho appena detto, perché in pratica dalla documentazione storica che sta sempre più venendo alla luce, e di fatto appunto le crociate non sono mai state un'invasione tanto per invasione, cioè fine a se stesse o per un puro
per un puro, diciamo così, credo da imporre su un altro. Sono state proprio veramente delle azioni militari atte proprio a di tipo difensivo e non di tipo offensivo. Di tipo difensivo perché l'Europa era veramente in preda ai saccheggi continui sull'Europa, soprattutto parliamo di Grecia, Francia, Spagna, scusate, Italia, perché ovviamente essendo confinanti direttamente con l'Oriente, quindi con il Mediterraneo, offriva proprio una porta di entrata. Non dimentichiamo che il contesto storico in cui si sono sviluppate le crociate, parlavo prima di un europeismo anticipato. Prima l'Europa era frammentata in tantissimi regni, in tantissimi diciamo così, principati, era profondamente divisa. Questo ovviamente non favoriva una identità, se non da un punto di vista religioso, quindi tutti si riconoscevano nel cristianesimo, quindi questo era forse l'unico collante tra questi vari regni. Ciò nonostante, questo però, questo collante religioso non equivaleva a un collante di tipo politico e questo ovviamente offriva agli islamici e ai musulmani la possibilità di continue razzie, di continue invasioni e di conquista di veri e propri territori. Io ricordo sempre la Spagna, quello più eclatante, nel sud Italia c'erano continuamente dei saccheggi, quindi non dimentichiamo la Grecia si affaccia sulla Turchia, quindi insomma eravamo proprio direttamente, ecco, per cui il concetto è questo, cioè una difesa nei confronti del mondo islamico che tentava, come da sempre, insomma per il proprio credo, di imporre la propria religione, quindi crociate come difese, non come offesa. Sì, in effetti leggendo appunto il tuo libro c'è proprio questa sottolineatura che mi ha fatto riflettere e comprendere questa cosa che tu hai puntualizzato, che è stata una difesa, non un attacco, perché se fosse stato un attacco alcuni luoghi sacri importanti sarebbero stati oggetto di questo attacco, in realtà non è mai successo. Quindi il libro proprio sottolinea anche questo aspetto, cioè i luoghi sacri islamici non sono mai stati oggetto di attacco perché la finalità delle crociate, come emerge dal libro, era di difesa e non il contrario. Ecco, volevo chiederti, perché sicuramente i nostri amici di Salotto Letterario vogliono anche puntualizzare questo aspetto di questo mondo, l'impatto che hanno avuto le crociate a livello socio-politico, qual è stato? E in questo caso poi, come posso dire, il collegamento con la costituzione dell'Ordine dei Templari. Com'è stato un po' la nascita e lo sviluppo di questo ordine? Ecco, allora, diciamo che le conseguenze, se così possiamo dire, dello sviluppo e dell'attività delle crociate fondamentalmente si possono riassumere in tre punti, cioè conseguenze di tipo politico-economico, di tipo religioso e se vogliamo anche di tipo sociale, politico-economico perché chiaramente questo permise al mondo cristiano, venendo in contatto con l'Oriente, di stabilire proprio dei rapporti commerciali veri e propri, non fosse altro che per rifornire praticamente le truppe che erano stanziate in profondità praticamente verso Gerusalemme. E questo ad opera soprattutto delle repubbliche marinari, in modo particolare di Venezia, che assunse praticamente quasi il monopolio. E ovviamente, come sempre succede, da una motivazione poi se ne generano altre, per cui da un semplice rifornimento di vettovagliamenti e di uomini e di mezzi, ovviamente poi si generò anche una serie di commerci per altri motivi, le spezie, i tessuti, quindi diede proprio un impulso notevole a questa attività che è strettamente poi collegata all'economia, come già sapete, è collegata sempre alla politica, perché poi ovviamente i vari regnanti cercavano di accaparrarsi dei territori per avere ulteriori possedimenti in Terra Santa. Le conseguenze religiose, queste le possiamo bene immaginare, quindi i luoghi, la Terra Santa per definizione, appunto i luoghi del Cristo, quindi ovviamente questo diede un notevole input anche a pellegrinaggi
e da cui appunto la motivazione di proteggere i pellegrini che andavano in Terra Santa. E poi anche di tipo sociale. Perché sociale? Perché non dobbiamo dimenticare che tutti quelli che partecipavano alle crociate in Europa erano per la grande parte delle persone semplici, erano dei contadini, erano dei maniscalchi, al di là della nobiltà che pure c'era e cominciava già a essere in parte, diciamo, decaduta. In Terra Santa trovavano la possibilità di redimersi, quindi chi qui non possedeva nulla poteva diventare proprietario anche di vasti territori da amministrare e così via. Quindi era proprio anche c'era proprio la possibilità di un vero e proprio riscatto sociale, se così possiamo dire, sia da parte del popolo, ma anche da parte di quella nobiltà decaduta che praticamente non contava più granché. Allora trovava l'opportunità di poter, diciamo, realizzarsi. Ecco, queste sono le tre motivazioni che possiamo, diciamo, dire hanno dato conseguenza. Ecco, e poi un'altra importantissima conseguenza fu il contatto ovviamente culturale. Questo non l'ho citato, ma è stato uno fondamentale. Non dimentichiamo che tutta la conoscenza che c'era in Oriente, e qui c'è la connessione proprio con i Cavalieri Templari, il tesoro templare di cui si parla, di cui non era costituito solo da un qualcosa di materiale, di fisico sicuramente, ma era costituito anche, forse soprattutto, dalla conoscenza. Tutto ciò che è stato ritrovato nei cunicoli segreti del Tempio era un segreto dato anche dalla parte di reliquie, ma anche di conoscenza, pergamene, quindi conoscenze di archeologia, astronomia, che all'epoca si chiamava astrologia, quindi tutta quella ricchezza, anche da un punto di vista architettonico. Infatti non dimentichiamo che, guarda caso, con le crociate e quindi con il cavalierato templare, all'improvviso in Europa si svilupparono delle tecniche costruttive che prima di allora non avevano precedenti, e ricordiamo le più grandi cattedrali, Notre Dame, Chartres, eccetera. Quindi, e questo è derivato dalle conoscenze matematiche che vennero apprese e portate in Europa. Quindi il grande scambio culturale fu quello. Oltretutto i templari erano, diciamo così, erano degli gnostici, cioè seguivano e perseguivano la conoscenza per la conoscenza, e questo li rese particolarmente affini a una frangia musulmana che era quella dei Sufi, che è, diciamo, l'equivalente musulmano gnostico degli gnostici cristiani. Ecco perché in realtà non ci fu mai una vera i templari, la loro attività durante le crociate fu un'attività successiva dovuta alla difesa, quando poi le cose si misero male, di quelli che erano i territori già conquistati da parte dei cristiani. Quando poi i musulmani cominciarono a riconquistare Gerusalemme, a riconquistare i vari presidi, i templari si inserirono in quel contesto. Ecco perché è anche importante fare questa distinzione, perché appunto loro contribuirono alle crociate, ma in che modo? Praticamente nella fase successiva, possiamo dire terminale, cioè nella difesa di quelli che erano i territori che progressivamente stavamo riperdendo, perché ovviamente eravamo, diciamo così, perdavamo sempre più terreno dopo tanti anni e con le successive divisioni che si erano ricreate, così come nella vecchia Europa, anche in Terra Santa, per cui anche lì i vari regnanti cristiani cominciarono poi a litigare tra di loro, e questo fu l'inizio della fine. Ecco. Beh, in effetti il contributo valoriale che tu hai sottolineato, portato dai templari, è notevole, perché cultura, conoscenza in vari campi, diciamo che è una cosa importante da non sottovalutare.
E parlando appunto dei Templari, perché questo è il focus del tuo libro, che voglio ricordare ai nostri amici, il nuovo ordine Templare edito dalla Bastogin Libri, voglio appunto chiedere gentilmente a Edgardo, il nostro ospite di oggi, di spiegarci un po' la sua idea espressa nel libro del nuovo ordine Templare, perché siamo molto curiosi di conoscere questa sua idea. Grazie. Ecco, allora diciamo che, per non fare troppo spoiler, allora sicuramente lo dirò per grandi linee perché l'argomento è molto complesso, poi non sono un economista, non sono un politico di professione, però qui esprimo in questo mio ultimo libro, che è comunque un saggio storico, quello che è il mio personale pensiero politico, condivisibile, non condivisibile, perfezionabile e perfettibile naturalmente. È una mia personale idea che parte dall'assunto che oggi viviamo tempi estremamente difficili, soprattutto oggi, in cui credo che non ci si possa più identificare facilmente né in una matrice politica, o perlomeno intesa come comunque un pensiero unico, e tantomeno secondo me in una matrice religiosa. Questo è quello che penso io. Quindi la mia proposta è di creare un nuovo Stato, chiamato appunto Stato Templare, che si basa sicuramente su principi cristiani e che praticamente vede, sto facendo proprio un riassunto perché andare nel dettaglio risulta complicato, infatti nel testo ho anche fatto, ho utilizzato dei grafici e degli organigrammi per far capire meglio, e vede fondamentalmente tre autorità: un'autorità laicale, che come dice lo stesso termine è quella che si occupa dell'attività pubblica, una autorità di fede e un'autorità gnostica. L'autorità laicale è quella che è rappresentata da quello che io ho definito l'illuminato, che non ha nulla a che vedere dagli illuminati, ma ho usato volutamente questo termine proprio a sottolineare che deve essere una persona illuminata, cioè il principio con cui si gestisce la cosa pubblica deve essere quello proprio del bene comune. L'autorità di fede è gestita dal vicario, una figura chiamata vicario, che non è il Papa, che in questa mia visione non c'è, nel senso che il Papa equivarrebbe al vicario, perché secondo me il vicario è il termine più corretto, e perché appunto è, si usa anche in ambito ecclesiale, il vicario apostolico, è un termine che viene usato sia in ambito appunto diciamo così religioso che in ambito laico, perché era dato ai priori per esempio, no? Nell'epoca comunale, quindi perché fa le veci del Cristo, quindi e lo rappresenta sulla terra, e quindi il vicario si deve occupare solo ed esclusivamente della materia teologica. E poi l'autorità gnostica, che è esattamente l'ordine templare così come lo era all'epoca, chiaramente. Quindi queste sono le tre autorità che devono agire in sinergia, in concerto, obbedendo tutte e tre a un principio unico, che è quello appunto del bene comune, quindi tutto ciò che viene fatto deve essere fatto per il bene comune. Poi nel testo vado nel dettaglio, perché poi suddivido la nostra nazione non più in regioni ma in macro-regioni, ogni macro-regione in contee e così via, però per non stare ad annoiare adesso il nostro pubblico, e con questo argomento comunque potrebbe anche essere complesso spiegato verbalmente, è meglio leggerlo e meglio guardare gli schemi. Ecco, la mia visione è questa, cioè non è vero che oggi non si possa attuare una forma di governo che non possa seguire quello che era l'antico ordine cavalleresco, perché non è vero, ci sono dei principi etici, morali che si possono benissimo seguire oggi e sono applicabili anche oggi. Sarà una cosa utopistica, sarà una cosa magari che può essere vista come poco condivisibile, però secondo me questo si può realizzare. Ovviamente ci vuole, come in tutte le cose, la buona volontà. Ecco, questo è proprio molto molto riassunto, perché è una cosa abbastanza complessa, però ecco, mi sono sentito di dover proporre questa mia forma di governo, poi che ovviamente, come ho detto prima, si può ulteriormente sviluppare naturalmente, anzi ben venga se qualcuno coglie l'idea e riesce a chissà magari a metterla in maniera pratica, a realizzarla magari anche nella realtà, vedremo.
diciamo che i libri molto spesso danno spunto, perché prendiamo i libri di fantasia, di fantascienza, tantissime cose e poi nel tempo capita che possono essere realizzate. Questo libro di Edgardo Marziani può essere lo spunto per riflettere, per così ragionare e vedere le cose con un'altra chiave di lettura, visto che comunque il leitmotiv è il bene comune e il bene comune interessa a tutti. Quindi farò un'ultima domanda ad Edgardo. La domanda che ormai è diventata un po' il tormentone dei nostri amici di Salotto Letterario, ma io mi diverto anche un po' a farla e la faccio sempre in maniera molto amichevole e così goliardica, diciamo. Edgardo, se il tuo libro fosse una persona, come lo presenteresti? Beh, sicuramente, questa è una bella domanda, lo sapevo, mi fregare. A metà tra un testone e una persona caparbia, ecco, cioè che non si arrende sicuramente ad accettare lo status quo, quello no, perché come detto appunto ritengo che ognuno nel proprio ambito, nel proprio piccolo, debba contribuire a migliorare quello che secondo me sono tempi duri, difficili e per tutti, per moltissime persone comunque. E quindi non accettare passivamente ciò che ci viene imposto, ma cercare sempre di essere propositivi e mai passivi. Cari amici, prima di salutarvi, vi ricordo il titolo del libro Il Nuovo Ordine Templare, scritto dal nostro caro amico Edgardo Marziani, edito dalla Bastogil Libri, mi stavo dimenticando, ma perdonatemi. Ma non mi dimentico di sottolineare il fatto che tutti i proventi della vendita di questo bellissimo libro verranno devoluti in beneficenza. Quindi c'è una doppia motivazione per poterlo acquistare. Leggerlo perché è bellissimo e per aiutare la fondazione e l'associazione a cui poi l'editore e l'autore decideranno di devolvere tutti i proventi. Grazie mille e alla prossima.